Noi firmiamo un protocollo di intenti che consente, aveva molto colpito, un po' strapiantati, Padova c'è una scuola di liceo, proprio su un'idea anche così che ci è venuta dopo aver vissuto, opportunità che ci sia una riabilitazione lunga, è molto importante. Ed è cominciata qui l'avventura dell'opera di Padova Varotto, il primo appartamento, 10 posti letto, due stanze, 5. Ho dovuto abbandonare l'opera per giorni di lavoro, l'ho ripresa nel 95 quando sufficienti, 1980-1990, sempre sostenuto, non è una malattia essere vecchi, è un'opportunità per un genitore di azione, perché questi ragazzi vogliono non solo dialogare con il computer con l'arco in carrozzella, tiro con l'arco per le persone cieche, abbiamo qui che sta qui da anni per aiutarci in questa dimensione di capire le problematiche. Inserite qui dentro tutte queste, e ultimo, però che hanno tecnologie insieme, noi abbiamo tante persone che prima familiari, sono come persone che si sentono uniti con la famiglia, questo deve essere la base, anche se siamo imprenditori. In quella direzione, noi comunque stiamo parlando di 488 trapiantati del Veneto. Io penso che questa partita della riabilitazione, della speranza di vita, sia fondamentale, accorto che gli sforzi che abbiamo fatto per il sociale sono sforzi immani rispetto a circa 70 milioni di euro nel 2015. Quindi nonostante i tagli, le ristrettezze, le difficoltà che stiamo vivendo, vi confermo che sul sociale non abbiamo tagliato, assegni di cura diversi, in un modo che è variegato, per carità, con mille sfaccettature, mille desiderate e mille bisogni, per cui non è facile neanche trovare il punto di conto. La fa nell'assessorato, la fa l'OIC, la fa nel reparto dell'ospedale, la fa nella sanità, nel sociale in generale. Noi dobbiamo cercare di investire sempre di più negli uomini e nelle donne che comunque hanno detto, e ce lo accreditiamo, di aver avuto il coraggio innanzitutto di non aumentare le tasse, di chi ha avuto il coraggio di non andare poi a riversare sui cittadini, e di aver investito sulle risorse umane. Nel mondo della sanità e del sociale, investire nelle risorse umane significa per noi pensare che sia quel vero valore aggiunto in più. E prima, 103 anni, ho detto, ma mi ha risposto la figlia che mi è già sembrata tanto vecchia a telefono. Credo se investiamo e facciamo ancora di più, veramente il tema del centenario, dell'ultracentenario è lì a portata di mano, ma anche come qualità della vita. E questa è una signora, perché l'età sarà forte. Credo in una cosa, io credo che la rete oncologica del Veneto debba diventare una grande rete oncologica, ci metti l'uomo migliore che hai. E quindi questi 2 anni di commissariamento, che non sono il sospendere ogni attività, ma sono l'investire su ogni attività nello IOV, stanno dando i risultati. Che cominciamo a parlare della rete oncologica, ma anche queste sono scelte di qualità che abbiamo fatto. Allora, ovvio che si può sempre migliorare, però è altrettanto vero che noi ci crediamo, questo deve essere chiaro. Noi diciamo con orgoglio che l'85% dei tumori, dei cancri alla mammella di una donna ha esito positivo nella nostra cura. La soluzione, ad esempio, l'organizzare tutta la cura e quindi la senologia in maniera tale che la donna dal momento in cui ha un nodulo sospetto venga presa in carico e venga accompagnata in tutto il suo percorso. L'interfaccia, la nostra assemblea dei soci sono i cittadini diretti. Noi invece sappiamo che la sanità del futuro è una sanità senza letti, perché la deospedalizzazione ce lo sta dimostrando. Questa è una regione che tiene mediamente un paziente a letto 7 giorni contro i 30 giorni di molte regioni in giro per l'Italia, a parità di patologia, 7 giorni in Veneto e 30 giorni in qualche altra regione d'Italia. Quindi noi stiamo investendo in quella direzione, stiamo investendo perché ci sia la politica dell'emergenza urgenza dell'ultimo miglio, perché la medicina di gruppo l'ha inventata il Veneto nel suo piano sociosanitario, prova ne sia che a livello nazionale il Ministero della Salute non è neanche ancora recepita con una legge. Ne abbiamo già attivato 100 medicine di gruppo, che significano mettere assieme su questo sostituzione di